Thank you. Buongiorno, my name is Daniela, I'm from Modena, and today I will show you a short video with the most important moment of my training with young migrants. I didn't know these young people, and I didn't know each other. Le immagini che avete visto si riferiscono a un percorso di 8 incontri realizzato all'interno del progetto europeo REN. Il percorso era destinato a 16 ragazzi di 11 nazionalità diverse, 9 dei quali minorenni, tutti ospiti di diverse strutture del CEIS. È stata un'esperienza molto significativa di conoscenza e di confronto, anche animato, a partire dai vissuti e dai valori di questi giovani da poco in Italia e che ha avuto come filo conduttore la Costituzione italiana. Le attenzioni efficaci per la riuscita di questo percorso credo che si possano riassumere in 4 parole chiave che possono essere ascolto, empatia, regole e rispetto. E mi sento ascoltato, capito quanto? Metodologie partecipative e attive, ad esempio nel primo incontro ho proposto un'attività di ascolto e narrazione a coppie e poi ho chiesto a ciascuno di loro di presentare l'altro al gruppo mettendosi letteralmente nei suoi panni. Allora io vi do circa un minuto o due, voi siete l'unico che andate, provate. Si è partiti da un gioco per avviare la riflessione sull'importanza delle regole, per poi affrontare il tema del lavoro. Alcuni paragrafi esplicativi dei principi fondamentali della Costituzione che si trovano anche lungo il sentiero che porta a Valpiana, sede della famosa scuola di Don Lorenzo Milani. Sono state raccontate attraverso la drammatizzazione alcune vicende della recente storia italiana, dal fascismo alla guerra di liberazione, fino ad arrivare al referendum del 1946. E al dibattito tra le diverse forze politiche che ha portato alla stesura della nuova Carta Costituzionale. Si è chiesto poi ai ragazzi di lavorare a piccoli gruppi, immaginando di essere loro i protagonisti nell'assemblea costituente di una rinnovata Repubblica.
pubblica uscita dalle macerie della guerra. Loro avevano il compito di scrivere i principi fondamentali della nuova Costituzione. Va bene, quindi lo Stato tutela donne e bambini. Una tappa importante è stata la visita, o meglio il pellegrinaggio, per usare le parole di Piero Calamandrei, al parco storico di Montesole, vicino a Bologna, dove è stata scritta una delle pagine più tragiche della guerra di liberazione in Italia, con l'eccidio da parte dei tedeschi di 770 persone inermi, per lo più donne e bambini. Ci siamo fermati davanti al cimitero per leggere l'iscrizione che è un monito contro la follia e la violenza di ogni guerra. Mancanza di libertà e di democrazia portano a sconfitta. Allora come? Abbiamo visto i fuori delle pallottole sulle croci di ferro. Abbiamo visto la tomba di Giuseppe Dossetti, uno dei padri delle Costituenti. E abbiamo ascoltato le testimonianze di alcuni sopravvissuti. Alla fine di questa giornata, così ricca di riflessioni e di emozioni, abbiamo avuto la fortuna di incontrare il mio amico Francesco, un morto della comunità di Don Dossetti, un esperto islamologo, che ha voluto incontrare, conoscere i ragazzi ad uno e li ha invitati a leggere la Costituzione del proprio paese e li ha invitati anche a continuare a coltivare i propri sogni. Occorre che siano i giovani a parlare ad altri giovani, ragazzi che in qualche modo abbiano vissuto esperienze simili e che possono essere un esempio positivo. Per questo abbiamo invitato Besma e Russa, due ragazzi ormai integrati nella realtà italiana, che hanno raccontato la loro storia, le loro difficoltà e hanno risposto agli interrogativi e alle curiosità dei ragazzi. Thank you.
di affrontare alcuni nodi critici emersi negli incontri precedenti, come ad esempio il ruolo della donna, l'Islam, il terrorismo e il rapporto tra cultura e religione. Per concludere, due laboratori con attività teatrale, musica, disegno e narrazione autobiografica. C'è stato modo di condividere storie di vita anche drammatiche, come l'esperienza di un minore somalo sfuggito alla guerra e al reclutamento da parte del gruppo terroristico di Al-Shabaab. I ragazzi hanno deciso di leggere a più voci il suo racconto e di accompagnare con il canto e il suono i tamburi e le percussioni. Io l'ho studiato, è stato un passo perché i miei genitori mi avevano insegnato che è sbagliato fare del male è possibile per le altre persone, ma per questo motivo sono venuto a scappare dal mio paese. Un po' di sumato, adesso sono tanti ragazzi, ma a volte mi sento in panico, hanno preparato la proposta, il fondo del male. Al termine di questo percorso vorrei citare alcune parole dei ragazzi. Uno dice: ho imparato tantissime cose, cose molto importanti, cose sull'Italia e altri paesi che non conoscevo. Un altro: senza una costituzione non si può andare avanti, serve una legge che unisce tutti, ci mette tutti i pari, serve rispettare le leggi per avere diritti. Nessuno ha diritto di fare del male a un altro, neanche a una donna. Ancora, il corso non serve solo a noi stranieri, andrebbe fatto anche agli italiani. Vogliamo sottolineare che occorre educare ed educarci al dialogo interculturale e interreligioso per promuovere forme di cittadinanza attiva e di tutela effettiva dei diritti di ciascuno. Riteniamo che siano questi i principali strumenti di prevenzione primaria di forme di estremismo e di radicalizzazione violenta.